arrivo di Montescuro della Coppa Sila, del centenario della Coppa Sila. Un po' provato, ma soddisfatto, si vede. Sì, allora diciamo che come era la presa ieri in prova 1 abbiamo avuto problemi, prova 2 ho avuto di nuovo problemi, quindi diciamo che la macchina come noi è nuovissima, fatta tutto da zero, era da provare. L'unica occasione per provarla è proprio questa, l'unica match di prova buona era proprio questa, quindi diciamo che... Provare un'auto alla Coppa Sila non è facile. Non è facile, quindi abbiamo azzardato. Siamo sulla buona strada, c'è qualcosina da fare, ma ci siamo. Siamo comunque abbastanza competitivi. Va bene così, per il momento va bene così, siamo contenti. Bene, così. Vuoi salutare qualcuno? Sì, saluto mio padre, tutta la mia famiglia in generale, la mia scuderia, il fuori giri team, siamo un gruppo di amici dove ci aiutiamo tantissimo l'un l'altro. Ma il primo pensiero va a papà, che è in ospedale. Auguri! Perfetto, grazie, ciao. Così formato, terza posizione per Ivan Ciardullo, pilota della Cosenza Corse con la Vespa Volkswagen Polo GT, 6:49 e 67 il suo riscontro cronometrico. Seconda posizione per Giulio Molinaro, pilota della New Generation Racing con la Peugeot 106 Rally, 6:33 e 29, ha vinto con il tempo di 6:29 e 78 con la Peugeot 106 Rally e i colori, ovvero a corso senza scuderia, Fabio Prestia. Presta, Fabio Presta, esatto, eccolo qui, è giusto che ci tenga alla correttezza del nome. Fabio Presta, tutti sul podio. Questa è la classe 1004 del gruppo A delle scadute omologazioni, e dalla classe 1004 alla classe 2000.